Eccomi qui con Alex, ciao. Ciao, piacere, tutto bene? Tutto bene, sì, sì, dopo aver visto i tuoi vestiti sto benissimo. Grazie, troppo gentile. No, molto belli, molto belli. Grazie, grazie, grazie. Senti, ma tu sei più fotografo o più stilista? Dopo 32 anni di fotografia penso di essere un po' più fotografo. E adesso ho imparato che cosa vuol dire nella mia esperienza lavorativa il lavoro dello stilista. Quindi tu eri sempre lì dietro a fotografare, fotografare, un giorno ho detto basta, anch'io voglio creare qualcosa e devo dire che hai creato una roba della Madonna. Certo, cioè, almeno ci provo poi, se va bene, bene. Comunque io mi sento addosso la vita del chiodo, del rocchettaro, della donna sexy, che non abbia problemi, che abbia grinta, che è decisa, che sempre vuole un po' la donna veramente. Sì, sì, la donna non anche la, brillante, la divertente, spiritosa. Che osa anche mettere dei vestiti che sono belli. Cioè, almeno spero che gli piaccia, certo, poi, no, visto da un uomo poi anche un po' diversamente, no? Sappiamo che l'uomo ha un occhio diverso il quanto una donna ha su se stessa. Noi proviamo a dare un'immagine della donna ideale. Giusto? Senti, P-Cube, come ti viene il nome? P-Cube viene perché c'è un'azienda che fa, ha già questo brand, il quale questa azienda mi ha permesso di crearla. E allora io ho sfruttato il discorso di sinergia con loro, P-Cube, però l'ho modificata con 16-10, che sarebbe il giorno di nascita del mio figlio e l'anno di nascita. Ah, che bello! Complimenti, bene. Senti, dove possiamo trovare i tuoi prodotti? Allora, online... Come PQ Black Rock e poi lo puoi trovare in, adesso tra poco in qualche negozio, spero. Certo. Perché ho avuto inizi da Milano e poi via. Beh, un po' di riscontri abbiamo un po' in tutto il mondo, dobbiamo dire. Perché se abbiamo fatto 4 giorni di fiera, sia al The One e sia al Contemporary, abbiamo avuto molto riscontro dalle persone che sono venute allo stand. Difatti mi è venuto a trovare anche Valerio Marini. Cioè, c'è stato... un bel grosso... Beh certo, tu anche come fotografo ovviamente hai parecchie amicizie e quindi puoi far vedere i tuoi prodotti in maniera più semplice. Io ho tante amiche anche come modelle e agenzie amiche come modelle che mi danno la possibilità di sempre di avere delle belle ragazze, perché con le immagini foto fashion, se non è una bella ragazza la foto la metà. È vero. Se è più bella la ragazza l'abito non risalta. Io ho avuto la fortuna di avercele. Ottimo, bene. Senti, tanti auguri e alla prossima, ok? Grazie a voi, primo, e a tutti.